Ciao ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Nel video di oggi mi sono divertita un sacco insieme a voi a decorare il baule che abbiamo davanti al divano e che utilizziamo come coffee table. Per me infatti il baule che abbiamo in sala è uno degli elementi, dei mobili che più amo e che quindi mi piace valorizzare al meglio. Vi propongo quindi 5 idee, 5 modi per decorare i vostri tavolini da salotto. Io solitamente quando decoro un mobile cerco sempre di seguire la regola dei tre elementi, ossia un elemento verde, quindi un vaso con dei fiori o con una pianta, un elemento molto importante che è l'elemento dei libri che aiutano tantissimo a giocare con le altezze e poi l'elemento diciamo che raccoglie altri oggetti, quindi o un cestino o un vassoio. Come potete vedere, in questa seconda idea che vi propongo, ho sfruttato la grandezza del vassoio per posizionare all'interno l'elemento verde della pianta e l'elemento libri con sopra la candela. Se avete un vaso che è più alto della pianta che contiene, potete utilizzare questo trucchetto, ossia inserirvi all'interno un vasetto più piccino che servirà da gradino alla vostra pianta, che quindi risulterà proprio anche più bella all'interno del vaso in sé. E in questo caso io poi ho accostato dei libri, questi sono dei libri che mi ha regalato mia mamma, che fanno parte di una collezione che aveva preso lei quando era ragazza e che dato che comunque i colori secondo me ci stavano molto bene vicino all'elemento del pothos, ho voluto appunto posizionare in centro con questa candela e questa lanterna. Time is a healer, just you wait and see.
Per questa quarta idea mi sono ispirata molto all'estate, perché questo vaso, questi fiori dai toni caldi, la lanterna in legno mi ricordano molto una decorazione estiva, che ovviamente, essendo anche nel periodo giusto, vi ho proposto. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi sabato 28 maggio e è l'una e 20. Io sto preparando adesso da mangiare, perché stamattina mi sono dilungata a fare un video che avete visto nelle scene precedenti, riguardanti appunto l'arredamento, la decorazione più che altro di interni. Mi diverto sempre tantissimo a registrare questo genere di video. Soltanto che poi io alla fine dico: ma sì, tanto non ci impiego tantissimo, non diventerà una cosa troppo lunga. Invece poi, tra sposta di qua, sposta di là, cerca di capire come sta meglio una decorazione, un oggetto, un vaso piuttosto che un altro, sposta tutto, perché si vede, se no nella scena, gli oggetti in sottofondo tutti sul pavimento. Insomma, alla fine sono stata in ballo 2 ore. Un'ora e mezza più o meno, e sono anche abbastanza, cioè, ho un male alle gambe, perché ho praticamente fatto avanti e indietro, sempre in piedi, tra la sala, tra il bagno, la camera da letto, perché poi continuavo a muovermi, a spostare, fare, cioè insomma un casino. E ho messo tutto a posto e avevo un botto di oggetti tutti sparsi per la sala, e alla fine però ce l'ho fatta, quindi spero che sia venuto carino, spero che vi sia piaciuto. Ho voluto appunto introdurre, aspettate che mi sposto di là in sala, perché qua adesso dovrebbe arrivare un po' di freschino. Abbiamo acceso i condizionatori ufficialmente da ieri, infatti qua tengo chiuso, perché così, volevo evitare ovviamente di accenderne due, di accendere anche questo qua, perché tanto per adesso non ha senso. E di qua ho iniziato anche a tirare giù le tapparelle, perché da questo lato della casa, come sapete, se mi conoscete, se avete visto anche i video dell'anno scorso, c'è più caldo da questo lato. Qui no, per fortuna, neanche, beh, insomma, di qua anche un po' in cameretta, però in sala, diciamo, si sta meglio, perché rimane un pochino più all'ombra, anche grazie agli alberi, e soltanto che ora che arriva in cucina non ci vuole proprio pochissimo, dipende anche dalla temperatura che ho impostato. Mi sembra che ho messo 25 gradi e mezzo, comunque vabbè, magari adesso l'aumento, la passo un filino. E vi dicevo che ho voluto introdurre questa tipologia di video, come ogni tanto cerco di fare, di portare avanti anche proprio questo genere di video, perché mi piace tantissimo, soltanto che mi prende un po' di tempo, e quindi innanzitutto bisogna organizzarlo, quindi ho bisogno di tempo per pianificare le idee, per pianificare proprio il video in sé, e poi comunque ci vuole del tempo per registrarlo. Ne ho altri in programma che arriveranno pian piano. Oggi ne ho voluto registrare uno perché, essendo a casa stamattina tranquilla, non avevo neanche da fare, per dire, una lavatrice, perché è troppa poca roba quella che è da lavare, quindi non ne vale la pena. E quindi praticamente non avevo nulla da fare, mi sono dedicata al video.
L'ho deciso un po' all'ultimo ieri sera in realtà, perché non pensavo di doverlo di farlo, perché ho detto no, sicuramente devo programmarmelo meglio, devo capire bene che cosa mettere, quali idee proporre. Invece alla fine ho fatto stamattina un po' così, mi sono data completamente alla creatività, e allora secondo me, insomma, dai, è venuto fuori una cosa carina. E io l'arredamento, le decorazioni a me piacciono veramente tantissimo. E quindi ho cercato di darvi 5 idee su come arredare il vostro tavolino, il vostro coffee table, o comunque i classici tavolini che, insomma, si hanno davanti al divano. Questa idea ovviamente vale anche per magari un mobile per l'ingresso, un mobile un pochino basso che si ha comunque nella zona del living. Insomma, potete anche adattare questo genere di decorazione anche ad altri tipi di tavolini, di tavoli. E basta. Oggi c'è caldissimo, insomma è già arrivato il caldo già da un paio di settimane, e infatti io domani ho prenotato in piscina, là dove andiamo sempre un po' in alto, in collina, in questo agriturismo, però domani danno nuvolo. Io ho prenotato comunque perché ho detto magari poi alla fine è abbastanza bello, perché anche se c'è qualche nuvoletta, sinceramente, ci sarà sicuramente da schiattare di caldo, quindi piuttosto almeno ci facciamo un bagnetto. E niente, io mi sono fatta la coda, perché poi ieri sera, tra l'altro, mi sono lavata i capelli dopo che sono tornata dal lavoro, abbastanza in condizioni pietose, mi sono fatta una super doccia, anche perché poi ieri sera siamo usciti perché siamo andati alla fiera che c'è a Voghera, che è arrivata, insomma, la Sensia. Abbiamo fatto un giro, però ragazzi, c'era da morire di caldo, e in più c'era troppa gente, cioè ormai non sono più abituata ad andare in giro con tanta gente così, e quindi già prima dava fastidio, poi in più adesso dopo la pandemia secondo me siamo diventati tutti un pochino più suscettibili a questa cosa, quindi poi siamo stati lì un'oretta e mezza. Stasera, oggi pomeriggio in realtà, dopo che Giovanni si riposa un po' perché non è ancora arrivato dal lavoro, oggi pomeriggio poi volevo fare un giro da Action con mia mamma e da Teddy, che ci sono un po' di negozietti di arredamento da noi, perché volevo prendere un cestino e un altro vasetto, però devo vedere un attimo che cosa c'è. E stasera invece andremo a mangiare fuori con mia sorella e Leonardo, e poi faremo un giretto magari in qualche locale, vediamo. Basta, adesso vado a cucinare perché altrimenti si fa tardi. Allora, volevo provare questo ragù con soia, senza glutine, vegetale, con la pasta. Adesso comunque la pasta sta ancora bollendo, l'ho buttata da 2 minuti, quindi c'è ancora tempo. Eccoci ragazze, allora siamo alle 5 passate ormai, io mi sto preparando perché fra poco usciamo. E adesso io volevo fare appunto un salto da Action perché dovevo prendere una cosa, e poi stasera andiamo a mangiare la pizza, una pizza gourmet in un locale che c'è qui da noi vicino, che si chiama Rivanazzano Terme, e quindi andremo lì con appunto mia sorella e Leonardo, e poi magari faremo un giretto per Salice. Quindi adesso io volevo truccarmi, volevo fare un trucco abbastanza semplice, abbastanza fresco, quindi utilizzare magari questa palettina nelle colorazioni più dorate, più rosate, e poi stendo sempre la mia base che utilizzo, che è la Revolution, il Prime and Lock, con cui mi trovo molto bene. Poi utilizzo come invece eyeliner lo Smashbox, questo qua, che alla fine inizialmente non riuscivo tanto a utilizzare perché aveva un pennellino, la punta un filino più grossa rispetto all'altra che utilizzavo di... non me la ricordo. E poi andrò a utilizzare questo blush di equivalenza, con cui mi trovo molto bene perché è un blush in crema, e il mio classico solito fondotinta di Collister, e poi un rossetto, adesso dovrò capire quale. Allora, io sono pronta, mi sono vestita così, visto che c'è caldissimo, ho portato comunque, vabbè, la giacchetta per stasera, e poi mi dovrò anche mettere
volevo mettermi i tacchi, infatti li ho già messi via, li ho già messi nella borsa. Allora mi sono messa questo body che è nuovo, l'ho preso da Zara al Fiordaliso di Rozzano qualche settimana fa, è molto semplice, nero con le spalline sottili, che è bello fresco, io ho bisogno di roba fresca d'estate quando c'è caldo, perché tipo le magliette così difficilmente le metto, metto molto spesso le canottiere, i body, soprattutto anche alla sera. Poi ho messo questi jeans che sono quelli che ho preso al mercato qualche settimana, un paio di mesi fa, questi qua con le frange finali, poi i sandali, questi qui di Michael Kors. E basta, poi ho fatto la coda perché adesso ho caldo con i capelli giù, dovrò mettermi il rossetto ancora perché adesso sinceramente non ho voglia, perché poi col caldo lo metto magari prima di uscire stasera. E annaggia, sempre il mascara che mi macchia qua sotto. E poi ho fatto questo trucco un po' sul metallico leggermente, ma abbastanza rosato come colori, sul rossiccio, rossiccio rosato, e mi piace insomma per la sera un filino più metallico, diciamo, perché ho lasciato anche qualche una puntina di un ombretto dal finish un filino più lucido, che secondo me per la sera ci sta. Allora, devo dire che fa caldo, però ancora 31 gradi ci sono, sì, vabbè. Siamo a maggio, però non è molto normale questo caldo. Allora, qui c'è anche Giovanni che vi saluta. Ciao. Già un bellissimo paio di occhiali nuovi e anche una bellissima camicia nuova, che è quella che vi avevo fatto vedere, mi sa, nel video di qualche video fa. Che bello, come sei bello. Eccoci ragazze, allora noi siamo partite adesso da casa dei miei, perché ci siamo fermati un po' lì perché è arrivata mia sorella dal lavoro, siamo stati lì fino adesso che sono le 9 e adesso stiamo andando a mangiare. E sono in macchina con mia sorella perché Giovanni stava parlando al telefono con un suo collega e... Due? Sì, non penso che ci siano problemi, però... Ale è mezza svestita. Non è vero, Ale ha il blazer, la canotta e il jeans. Come sono mezza? Ma perché è per il top che è troppo scollato. Sì, perché qui mamma preoccupata per il freddo, perché sì, le figlie sono uscite troppo poco vestite. E quindi vi dicevo che sta venendo su un temporale, mi sa, perché c'è un'aria fortissima, le nuvole che stanno arrivando tutte nere di là, e quindi non va. Niente, stiamo cercando di chiamare un'amica di mia sorella, ma non va. E basta, speriamo solo non ci sia, non venga giù il temporalone proprio che non ci voleva proprio stasera, perché tra l'altro da noi c'è tutta la fiera, tutti i banchetti, quindi insomma sarebbe un peccato. Va bene. C'è mia sorella qui. Ciao. Ciao. Si vergogna, scusate ragazze. Eccomi qua ragazze, allora sono mezzanotte e mezza e noi siamo tornati da un quarto d'ora circa a casa. Stasera è stata una serata un po' movimentata perché io mi sono intanto fatta una camomilla perché volevo berla prima di andare a dormire, perché mi sento un filino piena più che altro dal dolce. Ok, vi ho messo lì perché così siete un filino più in alto. Vi dicevo che stasera siamo andati appunto a mangiare la pizza, una pizza gourmet in questo locale che c'è a Rivanazzano. Soltanto che
Già quando siamo arrivati è salito un vento pazzesco. E niente, poi in realtà il tavolo io pensavo fosse dentro, invece era fuori, e era comunque qui sotto ai tendoni, abbastanza riparato, ma per il vento che c'era, insomma, dava fastidio, perché era veramente un vento forte che preannunciava comunque un bel temporale, comunque un bel po' di pioggia. Infatti dopo poco ha piovuto, ma per fortuna noi ci siamo fatti spostare dentro, perché fuori effettivamente c'era troppo vento, c'era proprio freddo, non si poteva stare. Per fortuna non ci siamo rovinati troppo la serata, però purtroppo con questo vento mi è salita tantissimo l'allergia e mi è proprio scoppiata nel locale, e quindi, perché poi io tendo proprio a... tende proprio a venirmi tutta insieme quando poi mi fermo, magari seduta, ferma, insomma, non cammino, no? Che sto ferma magari in un punto, allora mi sale tutta insieme. E sono stata un po' così, purtroppo, però per fortuna poi dentro mi sono fatta un paio di risciacqui, diciamo al naso, in bagno, perché sono andata due volte in bagno, ho bevuto tanta acqua, e poi dopo che ho mangiato la pizza, per fortuna mi è passato. Però comunque, insomma, non sono stata proprio bene. E niente, poi da lì siamo stati fino a tardi e abbiamo mangiato due cheesecake anche, cioè due cheesecake e un altro dolce. Ma niente, poi siamo venuti via perché appunto con questo freddo che è salito, ci sono 17 gradi, ragazzi. E quindi adesso ci mettiamo nel letto finalmente, anche perché qua da noi a Tortona ha grandinato fortissimo, cioè veramente grandinato tanto, perché siamo entrati in Tortona che c'era, sembrava la neve da quanta era. Per fortuna nella nostra zona non sembra esserne caduta tanta, ma purtroppo sono passata vicino alla mia macchina e a qualche gibollo, e purtroppo si è leggermente così rovinata un po' sul cofano, però speriamo non si veda comunque vecchia, però insomma mi dispiace sempre. E basta, io a questo punto concludo questo video, ragazze, continuo a bere la mia camomilla, noi ci rivediamo al prossimo, vi mando un bacio, ciao!